Quale futuro per i parchi e le aree protette del Piemonte? Se ne è parlato a Palazzo Lascaris in un seminario sul tema. Tra le proposte discusse, l'esigenza di ammodernare sia la legge quadro nazionale, attualmente in discussione alla Camera, che quella regionale. In particolare, i relatori hanno sottolineato l'esigenza di definire meglio le aree di salvaguardia e le contigue per sottoporre a tutela ulteriori porzioni del territorio. Nell'occasione è stato presentato il volume di Enzo Moschini. Un seminario sulle aree protette a livello regionale e nazionale. Sì, abbiamo voluto fare il punto insieme ai relatori in Commissione Ambiente della nuova legge che dovrebbe cambiare la 394 del 91, che è la legge quadro nazionale da sempre e che sta in questo momento subendo alcune revisioni per aggiornarla, per fare in modo che possa funzionare meglio nelle aree protette nazionali. E a questo abbiamo affiancato una riflessione sulla legge regionale recente, ma che con un ordine del giorno era stato previsto si sarebbe in qualche modo anch'essa riorganizzata per far funzionare meglio il sistema dei parchi regionali. Quindi una riflessione, il punto su queste due importanti iniziative che dovrebbe consentire di dare al nostro Paese un efficace sistema di tutela della biodiversità, non soltanto, ma anche studiare quelle forme di futuro sostenibile, durevole e in qualche modo inclusivo che vede sempre di più partecipare alla gestione delle aree protette non viste come isole separate le comunità locali. Questo è un punto per noi importante e fondamentale che ci sia una condivisione su delle politiche che dovrebbero essere di riferimento non soltanto all'interno delle aree protette, ma essere politiche del parco che va fuori dal parco per far vedere le sue buone pratiche a tutta la comunità.